Salve a tutte e a tutti. Oggi voglio affrontare un tema che spesso viene considerato un vero e proprio tema scottante per quanto riguarda l'interpretazione del feng shui, ovvero il tema dello space clearing o space cleansing, che dir si voglia. Parliamo nuovamente di feng shui tradizionale o feng shui popolare e molto spesso vediamo proprio affidare o legare al feng shui tradizionale questa pratica che in realtà deve essere analizzata su molti livelli. Ogni tanto si potrebbe esordire con un famosissimo "ho visto cose che voi umani", quando osserviamo sui giornali, nei blog, testi e analisi non fatte da specialisti, ma fatte magari da fans, di quello che è lo space clearing, quindi la ricerca di un equilibrio energetico profondo, di una pulizia energetica profonda di quelli che sono i nostri spazi domestici, i nostri spazi abitati. Ma cosa c'è dello space clearing nel feng shui tradizionale? Lo space clearing non è altro che una piccola parte, un insieme di indicazioni, di pratiche che viene ovviamente utilizzato anche nel feng shui tradizionale. Infatti, alla base di quella che è l'ordine e il benessere domestico vi è una regola, ovvero non accumuliamo, non lasciamo ingombri, non lasciamo spazzatura, non lasciamo oggetti che possano impedire il nostro movimento all'interno dell'ambiente domestico. Questa idea si lega però di più a quella che è l'idea di decluttering piuttosto che uno space clearing vero e proprio. Infatti, se vogliamo parlare di space clearing collegato al feng shui tradizionale, dobbiamo spostarci in un ambito molto diverso da quello della vita domestica, ovvero l'ambito rituale. Se noi infatti andiamo ad analizzare tutte le culture tradizionali, possiamo trovare in essi tantissime pratiche collegate a quella che è la purificazione dello spazio rituale. Dallo sciamanismo in poi, infatti, pensiamo anche oggigiorno l'utilizzo all'interno delle celebrazioni cristiane dell'incenso per purificare l'ambiente e per benedire i presenti. Tutto questo è proprio legato all'idea che noi possiamo intervenire attivamente nello spazio per modificare in un certo senso quella che è la sua qualità energetica. Infatti, se prendiamo il feng shui tradizionale, potremmo dire che in un certo senso lo space clearing possa avere tre differenti livelli interpretativi e anche di valore. Il primo livello, quello più superficiale, è quello legato al decluttering, quindi un'azione puramente meccanica di rimozione di oggetti che non ci servono nella vita quotidiana. Come ho detto in altri video dedicati al decluttering, sfortunatamente, soprattutto noi europei e chi gravita nel nostro ambito culturale, tende ad avere una sovrabbondanza, un accumulo di oggetti che è dato da una certa azione compensativa di squilibri emotivi che vengono messi a tacere, che vengono necessità che vengono soddisfatte proprio attraverso l'acquisto, attraverso il tenere con noi qualcosa di solido, di materiale che ci permetta di avere un'illusione di benessere. Questo ovviamente a vari livelli, quello più abituale, quello più normale, che è proprio legato all'avere degli oggetti a cui ci siamo affezionati o che magari ci hanno regalato e che teniamo nelle nostre case senza pensare a quanto bagaglio emotivo gli stessi possono portare con loro, fino a degli livelli estremi, quindi proprio l'incapacità di buttare qualsiasi cosa, o persino anche l'accumulo compulsivo, quindi la necessità di portarci a casa cose anche se non risultano utili, solo per la sensazione, la necessità di avere qualcosa che riempia il nostro spazio.
Questa ovviamente è un'illusione compensativa che anche gli psicologi studiano quotidianamente, quindi legare delle necessità, dei bisogni, delle emozioni non correttamente elaborate dalla persona a quelli che sono invece degli oggetti, quindi un bene materiale fine a se stesso, su cui vengono riversate tutte le necessità non soddisfatte dell'individuo. Questo parliamo quindi del livello più alto che poi arriva appunto a questo livello intermedio che è il livello emotivo. Quando noi parliamo di space clearing nel feng shui tradizionale, il livello emotivo a cosa è collegato? Il livello emotivo è collegato a tutta la relazione che noi creiamo, quindi una relazione culturale e una relazione proprio legata al nostro inconscio, ma anche alla nostra elaborazione cosciente di come stiamo, di come ci sentiamo, di quali sono le nostre aspettative di vita rispetto alla nostra casa. Come dico sempre, la nostra casa, e come dice anche l'antropologia dell'abitare, la nostra casa è una proiezione immobile di noi stessi nel mondo. Quindi lo space clearing, inteso in un modo più tradizionale, è proprio quello di ripulire il chi presente in un'abitazione da tutto quel bagaglio emotivo che magari si è accumulato nel corso degli anni e dovuto a quelli che sono i precedenti abitanti di un determinato luogo. Facciamo un esempio che possiamo trovare anche nella psicogenealogia dell'abitare. Vado a vivere nella casa dove vivevano prima i miei nonni. Che cosa trovo in questa casa? In questa casa, oltre alle mie memorie della mia relazione con i nonni, che può essere estremamente positiva come nel mio caso, ma ci sono anche tante relazioni che sono state negative o comunque neutre, e comunque i nipoti vanno ad abitare in quelle case. In questo tipo di situazione, cosa succede? Noi entreremo in una casa che ha già vissuto e che è stata vissuta, che ha condizionato delle persone, che è stata condizionata dalle persone. Quindi sarà importantissimo ripulire a tutti i livelli e principalmente a quello emotivo. Proprio si può parlare di permanenza emotiva nello spazio. Alcuni la collegano all'idea della memoria dell'acqua, come ci ha insegnato il ricercatore giapponese Emoto, che ci dice come l'acqua stessa possa intrappolare, è un brutto termine, possa legare dentro di sé qualsiasi tipo di influenza ambientale ed emotiva riceva. E se noi pensiamo che delle abitazioni, se in una zona tendenzialmente secca, possono avere circa dall'1 al 2% di acqua all'interno delle pareti, ma se pensiamo a chi come me vive in prossimità del mare, vive a Venezia, e ha un livello di umidità nelle pareti molto più alto, che può raggiungere ben oltre il 50%, immaginiamo quanto, se effettivamente questo tipo di memoria dell'acqua è attiva, possa essere legato ad essa, quindi quanto possa essere legato alla struttura della casa, tutto quello che è stato il mondo psichico di chi ci ha preceduto all'interno di quell'abitazione. Per fare un confronto puramente materiale, provate a immaginare di andare ad abitare in una casa dove magari per 30 anni hanno vissuto delle persone che fumavano dentro casa dalla mattina alla sera. Troverete tutte le pareti completamente ricoperte da una patina di nicotina e di catrame, di tutte le sostanze, insomma, che provengono dal fumo di sigaretta. Allo stesso modo funziona con le, senza, si pensa funzioni, con quelle che sono le emozioni negative. Si possono legare in certi luoghi e rimanere lì finché appunto non vengono, attraverso l'intenzione, quindi il volere dell'azione consapevole e cosciente dell'individuo, trattarle per trasformarle, per lasciarle andare, per dire allo spazio in cui abbiamo deciso di vivere, sei tu la mia casa, sei tu il luogo che ho deciso mi rappresenterà nel mio mondo quotidiano. Questo tipo di analisi ovviamente si può fare a vari livelli, infatti non è necessario fare lo space clearing esclusivamente se andiamo in una casa dove è successo qualcosa di negativo, quindi pensiamo ai famosi casi di case possedute, case dove sono stati
compiuti atti cruenti, omicidi, incidenti, dove magari la gente ha sofferto molto, ma parliamo comunque di un bagaglio emotivo di qualcuno che non siamo noi e che non saremo mai noi. Non fare, infatti, si pensa, una pulizia di quello che ha definito il predecessor C, quindi il C degli antenati, di chi ci ha degli antenati, di chi ci ha preceduto in un luogo, infatti potrebbe creare sul lungo periodo uno squilibrio o comunque una sensazione di non essere pienamente integrati, non essere completamente armonici con lo spazio che viviamo. L'ultimo livello di analisi tradizionale invece la ricolleghiamo alla tematica importantissima del rito collegata al genius loci o genius loci, se si vuole utilizzare la pronuncia ecclesiastica. Che cos'è il genius loci? Il genius loci è lo spirito dell'abitazione. Se analizziamo sempre tantissime culture umane, se pensiamo anche solo per rimanere nella nostra penisola italica, la tradizione romana, ancora prima di essere etrusca e anche quelle più antiche, cosa ritroviamo? Ritroviamo l'idea che il territorio condizioni completamente, condizioni profondamente chi lo abita. Il genius loci non ha solamente un concetto sovraumano, religioso, spirituale, di essenza di un determinato luogo, c'è anche quell'ambito, ma qui parliamo di metafisica, parliamo di spiritualità, parliamo di religione, ma il genius loci può essere anche inteso proprio come il sentire di un determinato territorio che è condizionato dalla morfologia del territorio, dalla fruizione del territorio da parte di tutto l'ecosistema. Parliamo quindi non solo di noi sapiens, ma anche degli animali e dei vegetali che vivono in un determinato territorio che lo condizionano, e si intende proprio il genius loci come qualcosa che si trova in quel luogo, qualcosa che soprattutto se un luogo viene vissuto per anni in modo continuativo, quindi è un luogo vivo, non è un luogo che genera entropia, non è un luogo morto, come sono quei luoghi di passaggio, quei luoghi in cui si susseguono continuamente degli abitanti. Ecco, quando parliamo di genius loci, parliamo di una, vera e propria, di un vero e proprio sentire di un certo spazio. Quindi questo terzo livello di cui si può parlare per quanto riguarda lo space clearing nel feng shui tradizionale, è proprio quello più legato all'ambito spirituale, è quello più legato all'ambito energetico fine a se stesso. Se invece noi andiamo sul feng shui popolare, il feng shui popolare ce ne ha fatte vedere di tutte, come mazzette di fiori e salvia vendute a 25 euro per sventolarle mentre giriamo per casa, gente vestita da monache, anche se non hanno neanche la più pallida idea di quali siano gli ordini monacali buddisti, e che cantano mantra all'interno di casa imparati su YouTube, con tutto rispetto per chi crea su YouTube dei contenuti molto competenti, ma sfortunatamente di una persona competente abbiamo, come sappiamo benissimo e come vediamo costantemente, un marasma di persone che dicono una cosa che gli entra da un orecchio e gli esce dall'altra senza incontrare resistenza. E tantissime altre azioni, mettere i cristalli di qua, spargere il sale, quindi condire casa nostra. A cosa serve tutto questo? Sfortunatamente, molto spesso tutto questo, come sappiamo benissimo, è marketing. Chiaramente tutte queste azioni, la fumicazione, l'utilizzo di profumi, di essenze che possono anche creare un senso di inebriamento, l'utilizzo di suoni, anche suoni ripetitivi, che ci possono permettere di entrare in uno stato di profonda concentrazione, di profonda meditazione, quello che possiamo definire lo stadio Theta, o ancora più avanti, quello che è lo stadio Delta cerebrale, quindi quando le onde cerebrali ci portano la nostra coscienza in uno stato tra l'onirico e il cosciente. A tutto ciò, quindi, a tradizioni che comunque ci provengono dall'antichità, che
che erano però contestualizzate esclusivamente ad un ambito rituale, quindi ad un ambito collettivo e non individuale, sono state prese a grandi manciate, vedendone le potenzialità economiche e proposte come parte integrante e assolutamente immancabile del Feng Shui. Ma noi nel Feng Shui non ci sentiremo mai dire dal nostro consulente di comprarci un bel vestitino da amico giapponese e andare a spazzare casa come se stessimo facendo una cerimonia di purificazione dello spazio sacro. E invece sfortunatamente succede. Come ricordo ogni volta in questa serie di video dedicate al Feng Shui tradizionale e al Feng Shui popolare, tanto del feng shui che ci è giunto da noi in Europa è un feng shui mediato dal New Age, dalla Wicca americana, statunitense, comunque anglosassone, di origine anglofona, anglosassone, e che era un ottimo sistema per vendere dell'oggettistica. Il feng shui tradizionale toglie, non fa acquistare apposta, se non proprio in casi rarissimi. E questo tipo di dinamiche ci fa capire quanto possa essere assolutamente inutile passare il tempo ad affumicare casa, a spargere sale, a mettere i cristallini di qua e di là, ad attaccare campanelle che facciano dei bei suoni. Perché ragione? Perché alla base di qualsiasi nostra azione non ci deve essere la meccanica, non ci deve essere la esecuzione perfetta di qualcosa, ma ci deve essere l'intenzione. Nella nostra vita quotidiana, soprattutto noi europei e gli statunitensi, abbiamo una percezione assolutamente distratta di tutto ciò che facciamo e di tutto ciò che ci gira intorno. E questo tipo di percezione è peggiorata ancora di più dalla fruizione senza filtri di contenuti sui social network, quindi questa massa, questa ondata costante di informazioni spesso prive di senso, spesso prive di contenuti. Lo stesso finiamo per applicarlo nelle nostre azioni quotidiane, risultando sempre più distratti e cercando di massimizzare il nostro tempo per fare tutto ciò che vorremmo fare e ottenere dei risultati rapidi e duraturi. Ma il termine rapido e duratura e duraturo è già discordante uno con l'altro, perché come sappiamo bene, se una cosa deve essere fatta bene, deve essere fatta con intenzione, con coscienza, con coerenza e soprattutto con grande tranquillità. Quindi, per favore, non spendete, cioè, se volete un bellissimo oggetto dove ci sono dei mazzi di salvia e fiori, oppure anche delle composizioni che si possono vedere in questi negozi specializzati online, non so, anche i mercatini, anche i negozi proprio dedicati ad articoli del benessere naturale. Si vedono questi mazzi incredibili a livello estetico, questi magari bastoni di Palo Santo con dei cristalli attaccati intorno. Ma tutti questi oggetti, come ci insegnano le nostre tradizioni, non possono essere degli oggetti che acquistiamo e utilizziamo. Lì cade l'intenzione, perché se noi vogliamo purificare a livello spirituale, perché questo tipo di azione nel Feng Shui popolare è più collegato proprio a un livello mentale, un livello più appunto spirituale, quasi religioso, del rapporto, della relazione con l'abitazione, quindi trasformare quella che è l'abitazione in un vero e proprio luogo sacro. Ma se noi queste cose non le facciamo dall'inizio, se non seguiamo tutto il processo della creazione di quelli che chiamiamo i nostri artefatti, di quello che, se dovessimo fare una comparazione, potrebbero essere le nostre bacchette magiche, non servirà a niente. Cioè, non ha senso comprare una cosa, accenderla e dire, boh, ho fatto, adesso ho la casa ripulita. Quello no, perché vi ricordo sempre che a qualsiasi livello voi vogliate lavorare, che sia un livello materiale, un livello esecutivo, un livello psicologico o
un livello appunto spirituale, eterico, sottile in un certo senso, energetico, se non c'è la nostra piena consapevolezza, l'intenzione e il tempo che dedichiamo esclusivamente a quell'azione, non otterremo mai nessun risultato. Faremo un bellissimo spettacolo, ma uno spettacolo vuoto, uno spettacolo senza, uno spettacolo che non potrà mai raggiungere quello che noi ci aspettiamo. E perché mi si può dire la gente è convinta che funzioni tutti? Perché esiste l'effetto placebo, la scienza ce lo ricorda da sempre, soprattutto per quello che riguarda la percezione del dolore e del benessere. L'effetto placebo per il dolore e per il benessere è anche superiore al 50%, per cui se uno è convinto di aver fatto la cosa giusta, sarà felice, ma ha fatto qualcosa di funzionale? No, si sta illudendo e sappiamo benissimo che la vita quotidiana è una costante alternarsi di illusioni e disillusioni. Quindi, per favore, non pensate più che lo space clearing sia assolutamente fondamentale per il feng shui, che per farlo sia necessario andare a conciarsi come degli sciamani dell'Altai, assolutamente non serve. L'importante è sempre la nostra intenzione. Uno space clearing fatto bene potrebbe essere anche una preghiera dedicata alla nostra abitazione, potrebbe essere anche il decidere per un giorno di arieggiare tutta casa, di tenere tutte le finestre aperte in modo tale da far scorrere questo vento, da far scorrere l'esterno nell'interno, quindi in questo movimento fluido che stiamo sempre più perdendo quando noi andiamo a barricarci all'interno delle nostre case, a tirare muri sempre più alti, a staccarci sempre di più dai nostri simili e dal mondo in che dovremo vivere per chiuderci dentro, dentro è lì l'ottica, dentro questi schermi. Una cosa per concludere che voglio ricordare per quanto riguarda lo space clearing è che se vogliamo è il momento in cui è consigliabile farlo. Un consiglio di solito è quando entriamo per la prima volta in una nuova abitazione di fare una vera e propria pulizia totale dell'abitazione stessa, quindi di connetterci all'abitazione e far sentire all'abitazione che siamo arrivati, che l'abbiamo scelta o che lei ci ha attratti in un certo senso verso il suo spazio. Altri consigli solitamente e che ricordano tantissimo la nostra tradizione delle pulizie di primavera è di farlo proprio al passaggio tra l'inverno e la primavera, perché l'inverno cos'è? È un momento di decrescita, di rallentamento e di yin. Man mano che lo yang comincia a riattivarsi, ci sarà bisogno di più energia. E quale momento migliore per riattivare l'energia dei nostri spazi se non proprio in questo transito dal momento della lentezza annuale al momento dell'attività annuale? Perché di fatto le nostre vite, i nostri tempi, le nostre giornate non sono altro che un ciclo continuo e l'illusione è quella che il tempo vada sempre avanti. Quella è un'illusione data dalla fisica, è un'illusione data dal fatto che lo spazio si espande e con esso il tempo. Però la nostra percezione culturale è quella di un tempo ciclico, perché è il moto del sole, cioè è il nostro moto, è il moto apparente del sole, quindi il moto del pianeta intorno al sole, e il cambio delle stagioni e il passare degli anni con cicli che si ripetono in continuazione a determinare la nostra vera e propria percezione temporale, quantomeno quella che è la nostra percezione naturale del tempo. Quindi, visto che siamo in piena primavera, prima dell'arrivo dell'estate, dedicatevi ad una pulizia profonda dei vostri ambienti, parlando, comunicando con la vostra casa, eliminando tutto quello che non vi serve per lasciare spazio a cose nuove, ma non a oggetti nuovi, ma a esperienze nuove. Meno tempo da dedicare a degli oggetti, più tempo a dedicare all'apprendere, allo sperimentare, al fare, a usare il nostro corpo nello spazio, il nostro cervello per comunicare.
e quindi vivere una vita sana, una vita di benessere e di gioia, non solo per noi, ma per tutte le creature. Al prossimo video. Thank you.